proprio su questo le volevo dire, Biserni, un paio di settimane fa, proprio su Repubblica, la cronaca di Roma, si parlava proprio di questo. Un giornalista si è messo in giro per la città, attraversando quelle che sono le strade principali, quelle più importanti, anche quelle del richiamo turistico, alla ricerca, era proprio questo il titolo del pezzo, della striscia perduta, queste strisce pedonali che di fatto, come lei stesso stava dicendo, non ci sono più, sono fatiscenti, sono sbiadite, e anche questo è un segnale di allarme. E soprattutto si è venuto a scoprire che lì dove sono state magari ridipinte è perché o purtroppo c'è stata una vittima, o perché è stata fatta una segnalazione al municipio, o perché c'è stata una vera e propria denuncia. E i municipi della capitale sono pieni di queste segnalazioni, di queste denunce e richieste quindi di riammodernare, di riadeguare con tanto di vernice queste strisce pedonali. Il problema è che poi prima di bandire una gara ci vuole del tempo, ed è il problema che mancano le risorse, quindi questo è un problema vero, reale, almeno questo nella capitale, quello che veniva denunciato in questo articolo di Repubblica. Sì, l'ho letto, ovviamente ho seguito, e fa molto arrabbiare questa, il risultato di questa inchiesta, anche la dimostrazione che nonostante quello che pagano gli automobilisti in tasse, imposte, accise e sanzioni della strada, poi il ritorno in termini di sicurezza sulla strada non è quello adeguato. Bisogna dire, non è da paese, da uno dei 7 paesi che fanno parte appunto del prossimo G7 a Taormina. Voglio parliamo dire, di vernice, insomma. Avere una segnaletica di questo tipo è semplicemente assurdo. Cioè, questo è un paese ormai che deve invocare il transito del Giro d'Italia per vedere asfaltate le strade. Bisognerebbe fare 6-7 giri d'Italia all'anno per vedere migliorate. In Romagna arriverà il Giro d'Italia prossimamente, proprio sempre in bagno, Santa Sofia, poi anche a Forlì. Stanno approssimandosi a asfaltare strade che erano ridotte, come il passo dei Mandrini. Non si può arrivare a condizioni sempre di emergenza. La segnaletica orizzontale e verticale, voglio anche ricordare una cosa però, nei passaggi pedonali, almeno nella mia Emilia Romagna, c'è oltre alla striscia pedonale, c'è le strisce pedonali, quindi le zebre, c'è anche un segnale verticale che, azzurro, blu, quadrato, blu con il segnale di un attraversamento pedonale, che molto spesso non vediamo, diciamo anche questo, però i punti più deboli del sistema stradale sono sicuramente la segnaletica orizzontale con le strisce pedonali che spesso diventano invisibili e proprio inesistenti, e l'illuminazione notturna, Elena, cioè il sistema è fatto in modo maniera da non proteggere questo pedone che può essere a volte distratto. Ma vogliamo anche ricordare una cosa, che il rischio viene amplificato e la diminuzione delle vittime è sempre meno rilevante, perché poi i pedoni sono sempre più anziani, sono il prodotto del paese, per fortuna l'età media sta avanzando oltre gli 80 anni, è evidente che ci sono più pedoni di quell'età che hanno riflessi più lenti, percepiscono molto meno la condizione di rischio, percepiscono molto meno la velocità del veicolo in arrivo, sono molto più lenti nell'attraversamento. Questo non significa che noi non dobbiamo tutelarli. Allora io a volte invoco anche la presenza della Polizia Municipale che ci ricordi almeno i automobilisti che quando c'è un pedone sulle strisce bisogna fermarsi, e ce lo deve ricordare con una sonora sanzione, così ci viene in mente anche me, anche in maniera più, come devo dire, più pronta, certo. Questa condizione. Non abbassiamo la guardia anche su questo, Biserni, perché voglio, è importante. Se mi permette, voglio anche ricordare solo l'ultima un concetto, perché alla mia età bisogna cominciare anche a preoccuparsi di questo. Voglio ricordare che poi col tempo questo atteggiamento di insofferenza con i pedoni deve naturalmente cambiare. Facevo un esempio proprio nei giorni scorsi quando lei presentava al Salone della Giustizia. Facevo questo esempio dei pedoni dicendo che sono due eventi che tracciano l'inizio e la fine del nostro percorso. Chi ha dei nipotini sa benissimo che la figlia ti chiama dicendo: oh, sai, Giovanni ha fatto i primi passi, sta iniziando a camminare. E poi c'è una frase invece molto più dolorosa che dice: sai, il nonno non cammina più. Allora, lo slogan dell'ASAS, vogliamo sottolineare, così, tanto per stare un po' tutti più coscienti, ricordiamoci che nasciamo tutti pedoni e se ci va bene torniamo ad essere tutti pedoni. E proprio con queste sagge considerazioni di Biserni noi ci salutiamo.